Amiche, bentornati e bentornati in questo sputo di canale. Sono ultra gasata perché oggi proveremo insieme per la prima volta una lavasciuga per pennelli. Ebbene sì. Regia, per favore, fai il tuo dovere e mandami la lavasciuga che non ce l'ho qui, grazie. Gentilissimi, questo è il prodotto che permette di lavare e asciugare i pennelli per il trucco. Questo prodotto mi è stato regalato a Natale, grazie, grazie ancora. E per chi mi ha chiesto dove si può trovare, perché siccome ve ne ho parlato in precedenza, anche se non l'ho ancora provato, vi lascio giù nell'info box il link dove poterlo acquistare qualora vi dovesse interessare. Si chiama Makeup Brush Cleaner e il suo nome vero e proprio è Mira Cleaner. Penso che sia stata fatta una fusione fra la parola inglese Mira e la parola pulizia, pulitore, il pulitore dei miracoli. Vedremo, anche se qui sulla scatola c'è già un'immagine che indica sommariamente le componenti interne del prodotto. Ieri sera a fine giornata mi sono messa sul divano e mi sono guardate ben bene le istruzioni, che sono in inglese. Comunque vi faccio vedere come arriva il prodotto. Arriva così. Qui dentro c'è il libretto di istruzioni, che è tutto in inglese, ma non è stato difficile capire quello che bisognava fare. E poi c'è il motore, che è questo, esteticamente bellissimo perché è tutto bianco lucido e poi ha questi inserti tutti rose gold che contornano il pulsante di accensione. Anche sotto la base è tutta rose gold. Qui dietro c'è il comparto per le batterie, perché questo è un lavapennelli elettrico che si alimenta appunto a batterie, e le batterie che vanno inserite all'interno sono quelle a AAA, le mini stilo, che sono queste qui che ho già inserito per, diciamo, velocizzare la cosa oggi senza stare lì a metterle davanti a voi, perché insomma mi sembrava inutile. In dotazione ovviamente c'è anche tutto il resto, che è imbustato proprio in questo modo. Questo è il contenitore all'interno del quale si andranno a lavare i pennelli, un contenitore di plastica trasparente molto resistente, e questa è la parte superiore appunto che va inserita qui all'estremità. Si fa un po' di pressione e si va ad incastrare. Questa è una base che serve da supporto per inserire i cilindri che fanno a loro volta da supporto per il manico del pennello, e sono qui, sono questi qui. Adesso li esco, li metto già che li metto anche sulla base, così vi faccio vedere tutto per bene. Ogni perno ha la circonferenza del cilindro a sé, quindi questa è la circonferenza del cilindro più grande, che sarebbe questo, e lo andiamo a mettere qui. E sto vedendo anche che su ogni cilindro ci sono scritti i millimetri di grandezza della circonferenza, c'è quello da 19, quello da 24, quello da 9, quello da 15, eccetera eccetera. Non c'è altro nella confezione, possiamo chiudere e ridare alla regia. Quando mi è stato regalato pensavo che servisse soltanto a lavare i pennelli, invece poi, vedendo le istruzioni, ho scoperto che li asciuga anche, e promette di fare tutto questo fra lavaggio e asciugatura in 20 secondi. Assurdo. Se è vero, lavare i pennelli non sarà più una rottura di palle. Diciamo che non è una di quelle cose che secondo me facciamo volentieri, però va fatta, soprattutto quando ci serve un determinato pennello e dobbiamo lavarlo e aspettare che asciughi, soprattutto in inverno, perché la maggiore difficoltà che io riscontro quando devo effettuare più che il lavaggio l'asciugatura dei pennelli è d'inverno, perché d'inverno non asciugano mai, sono costretta a metterli vicino ai termosifoni, e poi comunque ugualmente risulta un processo molto lento. Attualmente lo strumento che utilizzo per lavare i pennelli è questo cuoricino in silicone. Inserisco la mano, bagno, metto il detergente, strofino, risciacquo, strizzo e poi lo metto ad asciugare. Allora, veniamo subito a noi. Provo ad accenderlo. Il perno gira. Qui c'è una luce, un LED che indica che il motore è acceso. Non è molto rumoroso. Questi sono tutti i pennelli che dovranno andare al lavaggio oggi. Allora, quasi quasi li suddivido in pennelli occhi e pennelli viso. Allora, questi sono per il viso e questi sono per gli occhi. Allora partiamo con quelli per il viso. Ovviamente non li laverò tutti insieme a voi. Proveremo magari un paio per il viso e un paio per gli occhi e poi terminerò tutto a videocamera spenta. Quale prendiamo?
Allora, io giusto per provare, per iniziare, prenderei questo per il blush. Vediamo, vediamo. Scelgo un cilindro. Qua dentro è grande, ci balla, quindi devo prendere la misura più piccola. Eccola qui, dovrebbe essere questo. Vado anche questo, va bene. O sì, no. Sì, è questo. Vado a inserire il pennello. Sulle istruzioni dice di inserirlo in modo tale che rimanga dritto e non storto. Seguiamo le istruzioni. È una gomma flessibile, quindi si adatta perfettamente al manico del pennello senza rovinarlo. Quindi cosa bisogna fare? Bisogna mettere il cilindro qui e incastrarlo fino alla base. Entra nell'inquadratura. Allora, accendiamo e vediamo che cosa succede. È volata tutta la polvere, perché questo è un pennello per il blush. Porello, sembra uscito da una serata in discoteca sbronzo. Oddio, 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 oddio. Ma è fantastico, sto coso gira alla velocità con cui mi girano le palle quando mi sveglio male. Oddio. Adesso, come passaggio successivo, va inserita dell'acqua all'interno del contenitore. E sul libretto di istruzioni è anche indicato di non dover superare un certo livello, perché poi l'asciugatura dovrà essere effettuata un po' più in alto qui, quindi non deve esserci acqua troppo in alto, anche perché mi sa che c'è il rischio anche che strabordi, visto che gira a una velocità assurda. Va bene, andiamo a inserire un po' d'acqua. Non voglio inserirne troppa. Allora, poi come passaggio successivo dice di mettere nell'acqua il detergente abituale che utilizziamo per lavare i pennelli. Io per fare ciò utilizzo uno shampoo. Di solito io per lavare i pennelli utilizzo degli shampoo che non mi piacciono, per cercare di smaltirli. Attualmente quello che sto cercando di smaltire è questo, che è quello di Organic Shop. Precedentemente avevo utilizzato quello di Herbal Essence e finito quello, adesso sto lavando i pennelli con questo qui. Vado a fare due pump, uno e due. Lo metto qui. Come passaggio successivo dice di immergere il pennello con il motore spento, così, in questo modo, per 5 secondi. Poi di accendere, che Dio ce la mandi buona. Non gira. E adesso bisogna far asciugare il pennello mettendolo un po' più su e aspettare altri 10 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Forse ho messo troppo detergente. Sì, ho messo troppo detergente. Bastava un pump, quindi devo... getto l'acqua, perché ho messo troppo detergente. Sciacquo la boccia. Andiamo a rifare il procedimento. Quindi vado a mettere un solo pump questa volta di prodotto. Va bene, rifacciamo tutto e accendiamo. Poi 10 secondi. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9 e 10. Ok, allora vediamo se è asciutto. È quasi asciutto. È quasi asciutto. Cavolo, è vero, funziona? Vabbè, comunque sul libretto di istruzioni c'è scritto che se dopo 10 secondi il pennello non è completamente asciutto, di rifare la procedura per altri 10 secondi. E rifacciamo. Adesso è asciutto. No, raga, assurdo, è asciutto. Il pennello è completamente asciutto. Bellissimo. Questo era un pennello abbastanza denso e con tantissime setole. Comunque, raga, è completamente asciutto. È asciutto e pulito. Wow, funziona davvero. Adesso non devo fare altro che prenderlo e riporlo dove sono gli altri pennelli puliti. Raga, spettacolo. Ho un timore per quanto riguarda compromettersi delle setole con questo metodo di lavaggio, perché sparandole ad una velocità così, ventilatore, e siamo sicuri che non si rovinano col tempo? Boh, non lo so. Comunque, per quanto riguarda il suo dovere, lo fa. Lo fa e come? E questo era un pennello con setole fitte e dense. Adesso vediamo che cosa succede con un altro pennello viso, con le setole meno fitte e meno dense. Wow. Ok, vado a rimetterlo sulla base. Cioè, questo lo rimetto ed è pronto già all'uso. Mi sorge un altro dubbio. Cioè, più che dubbio, per cercare di ottimizzare la cosa. Vabbè, questa è un'acqua che è quasi pulita, perché con l'acqua precedente il pennello comunque si è lavato, era soltanto per togliere i residui di schiuma avendo messo troppo detergente. Però farei due tranche, farei un lavaggio con un'acqua soltanto per lavare i pennelli viso e un altro, cioè butterei poi l'acqua con la quale ho lavato i pennelli per il viso e metterei altra acqua per lavare i pennelli occhi. Perché lavare tutti quanti i pennelli nella stessa acqua non mi sembra una cosa molto, non so, non mi sembra una cosa molto. Quindi, magari per poter ottimizzare ancora di più, si potrebbe lavare per ultimi i pennelli più sporchi, partire da quelli meno sporchi e poi, prima di buttare l'acqua, lavare quelli più sporchi. Andiamo a lavare il secondo pennello e questo è il manico. Quindi, questo è grande, questo è grande, vediamo questo qui, sì, va benissimo questo, va bene, questo è entrato perfettamente, andiamo a inserire nel motore e rifacciamo il procedimento. Quindi qualche secondo per far bagnare bene le setole e poi accensione. Oddio. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, 7, 8, 9, 10. È asciutto! Questo è asciutto! Questo è asciutto dopo 10 secondi perché ha pochissime setole. È asciutto e pulito. No, raga. Adoro, adoro! Andiamo a lavare un pennello occhi. Magari un pennello occhi denso. Con setole fitte e dense, questo qui è andato. Magari non lo inserisco di più, non lo inserisco fino in fondo come prima, altrimenti non se ne viene più. Allora, vediamo che fa questo.
E questo si apre di meno perché ha moltissime setole. No, raga. È asciutto anche questo. Non è perfettamente pulito, infatti andrò a fare un altro ciclo, diciamo. Però è asciutto. Però è asciutto. Comunque, sulle istruzioni c'è scritto che qualora il pennello dovesse essere non perfettamente pulito e non perfettamente asciutto, di ripetere i passaggi. Va bene, per me questo video può terminare qui. Questo prodotto funziona e anche benissimo. A livello di prime impressioni, secondo me questo è un prodotto che sarà la svolta, promossissimo. Amici e amiche, il video termina qui. Fatemi sapere sotto nei commenti che cosa ne pensate di questo video test. Se avete questo aggeggio anche voi, come vi ci trovate? Vi ringrazio davvero infinitamente per avermi tenuto compagnia. Mi do appuntamento al prossimo video. Ci vediamo alla prossima.